Un giardino d'inverno di Gaetano Gucci. Il giardino d'inverno di Gaetano Gucci. Non mi bastano più i libri, la radio, le videochiamate su WhatsApp con gli amici. Questo isolamento del coronavirus mi sta mettendo alla prova. Sono a Firenze, una città magnifica con tante bellezze antiche che ancora oggi sono sotto i nostri occhi. Una di queste è Casa Martelli, dove la famiglia Martella ha vissuto dal 600 fino alla fine degli anni 80 del Novecento. Per me è stato incredibile venire a conoscenza di una casa museo e ancora di più scoprire tante sale affrescate con cena carica di misteri e di tanta bellezza. Quella che mi ha colpito di più è la sala del giardino d'inverno, dipinta da Di Gaetano Gucci, realizzata per colmare la mancanza di un giardino vero che la famiglia non poteva avere. Era pensata come un luogo di riposo e di letto, un giardino al chiuso, un giardino d'inverno. Da dove provengo non c'è l'inverno, che per noi è uguale all'inferno, un luogo dove manca la terra rossa, il verde, l'acqua. Il mare si ribella, la natura è inospitale, le persone ammuttano. Per molto può sembrare strano. Spesso per chi è nato ai tropici come me ed è già abituato al caldo dei 9 mesi, un caldo così soffocante che Dante lo definisce inferno. In questo momento di pandemia sto riflettendo che qui, tutti chiusi in casa, lontano dai nostri cari, senza poter scambiare un gesto di affetto e comunicando solo con telefono. Questo giardino immaginario mi porta a creare un scenario dove ho un legame con le altre persone. La sala mi fa sentire accolto e parte integrante di una comunità e così provo a non sentirmi lontano da tutti.